what you want, son. Facciamola finita. This is the End era meglio, dai, su. Via. È un film del 2013 diretto da Seth Rogen ed Evan Goldberg. I cui interpreti principali sono Danny Burchell, James Franco, Seth Rogen, Craig Robinson, Jonah Hill e Danny McBride, che interpretano loro stessi. Andiamo con ordine. Prima esperienza in ambito registico sia per Rogen che per Goldberg, i quali insieme hanno scritto anche la sceneggiatura. Jason Stone, che dir si voglia, ha collaborato soltanto alla stesura del soggetto. La pellicola si basa sul cortometraggio Jay and Seth vs The Apocalypse, risalente al lontano, ma non troppo, 2007. Vi consiglio di andare a vedere questo corto, tra l'altro diretto da Stone, non tanto per voler essere per forza precisi e meticolosetti, ma più che altro per intuire più facilmente l'idea originaria che sta alla base del lungometraggio. Fidatevi, dopo aver visto Giant Set vs The Apocalypse, affronterete il film con tutt'altro spirito. Questo non toglie il fatto che siamo qui per parlare del film, il quale naturalmente deve essere affrontato come un prodotto a sé stante. Poniamo un attimo una premessa sugli attori che troveremo in Facciamola Finita. James Franco, attore famoso per la parte di Harry Osborn nella trilogia di Spider-Man diretta da Sam Raimi. Poi per Tristano Isotta, Giovanni Aquile, Strafumati, titolo orribile rispetto al decisamente più suggestivo Pineapple Express. Cioè, che cazzo sta distribuzione italiana? Mangia prega ama, no, Urlo, 127 ore, L'alba del pianeta delle scimmie, Il grande Poniente Oz, e mettiamoci anche This is the End. Dico il titolo originale perché in Italia non ha avuto molto successo. Per ora apprezzo davvero tanto il suo operato e a mio parere è un ottimo attore. Gli si potrebbe criticare il fatto che in circa il 70% dei suoi film i personaggi che ha interpretato si somigliano fondamentalmente tutti fra loro. Attenzione, non a livello di caratterizzazione o di storia, perché per quello si potrebbe dire proprio il contrario, cioè ne fa decine e decine e decine. Tuttavia, non so se l'avete notato anche voi, ma nonostante il fatto che lui abbia interpretato molteplici personalità, si possono riscontrare, a parte che in rare eccezioni, gli stessi tic, le stesse movenze, gli stessi atteggiamenti in generale per come è inquadrato il suo personaggio tipo. Mo, o si incazza con Spider-Man, o va a salvare una scimmia parlante, o rimane incassato in un cazzo di canyon nello Utah. Poco ce n'è. Questo è il fatto che io personalmente penso sia un grande e di sicuro ne ha di tempo per sperimentare. Jonah Hill invece è famoso principalmente per film come Saxman, Tre menti solo al pelo, con Michael Cera, Christopher Mintz Plus, la collaborazione di Seth Rogen e Bill Hader, Non mi scaricare con Jason Segel, Bill Hader e Russell Brand, Funny People con Seth Rogen, In viaggio con una rockstar con Russell Brand e 21 Jump Street con Channing Tatum, che rivedremo in Facciamola Finita in un ruolo abbastanza disgustoso. Questo solo per farvi capire la stretta collaborazione che c'è stata nel corso degli ultimi anni fra gli attori del film che tra poco andrò a recensire, dopo aver finito questa premessa sugli interpreti, che premessa non è, perché forse mi sto dilungando un po' troppo, ma devo assolutamente finire il contesto perché altrimenti non vivrò in pace con me stesso. Ultima nota di rilievo sulla filmografia di Jonah Hill è naturalmente L'arte di vincere, per cui ha anche ricevuto una nomination all'Oscar e al Golden Globe. Peccato che poi subito dopo abbia fatto lo Spaventapassere, ma ora lo aspetto nel nuovo film di Scorsese, ovvero The Wolf of Wall Street. Con Seth Rogen mi distanzerò dai film citati in precedenza perché non vorrei ripetermi, e vi dico che i film maggiormente degni di considerazione sono Molto incinta, in cui tra l'altro ci sono anche Paul Rudd e Jay Baruchel, che ritroviamo in Facciamola Finita, però basta con queste precisazioni, The Green Hornet di Michel Gondry, dove c'è anche un cameo di James Franco, basta, e 50 e 50 o 50 and 50 con Joseph Gordon-Levitt. Con Jay Baruchel mi trovo costretto a citare soltanto L'apprendista stregone e Lei è troppo per me, non perché siano film belli, ma poiché sono gli unici in cui lui è il protagonista o uno dei protagonisti che hanno avuto un minimo di riscontro positivo con il pubblico. Altrimenti vi cito anche piccole parti in Million Dollar Baby di Clint Eastwood, Tropic Thunder di Ben Stiller, Cosmopolis di Cronenberg,
di più non posso. Vedremo i progetti futuri che in verità sembrano promettenti. Infine, Craig Robinson e Danny McBride non posso fare a meno di accomunarli, perché penso, mia opinione personale, che siano stati messi in facciamola finita solo perché erano presenti strafumati. Di Craig Robinson ho da consigliare appunto solo strafumati. Poi ha coperto ruoli importanti in Un tuffo nel passato con John Cusack e in Professione inventore con Kevin Spacey, due film che macchiano la reputazione di questi due grandissimi attori, quindi proseguiamo. Con Danny McBride, stessa storia. Piccole parti in Tropic Thunder, Drilly P. Taylor, 30 Minutes or Less, che penso non sia stato neanche doppiato qui in Italia. È l'unico ruolo da protagonista degna di una non troppo entusiasta considerazione è in Sua Maestà. Parliamo della trama. Premessa, l'ho già detto ma voglio precisare perché così, mi piace, che volete. In questo film tutti gli attori impersonano loro stessi e non ce n'è nessuno che interpreta un personaggio inventato, a parte in due o tre casi, ma quelle sono comparsate che servono soltanto a creare un contesto. Seth Rogen e Jay Baruchel, i due personaggi più rilevanti nel film, vengono invitati ad una mega festa a casa di James Franco, insieme a molti altri volti noti del nuovo star system hollywoodiano. Jonah Hill, Danny McBride, non invitato per ragioni di trama che non sto qui a spiegarvi. Craig Robinson, Michael Cera, Emma Watson, Rihanna, Evan Goldberg, penso vada bene così. E insomma, scoppia l'apocalisse. I sei attori protagonisti citati già prima, e non costringetemi a rifarlo, che poi lo faccio, si ritrovano bloccati in casa di Franco mentre fuori si scatena la catastrofe e tutti gli altri invitati o sono scomparsi o sono morti. Mentre fuori si assiste alla fine del mondo, nel corso del film giustificata in vari modi epicamente bizzarri quando è chiaro sin da subito che si tratta di un disastro a tema religioso, in casa le poche provviste rimaste e i conflitti risolti rischieranno di mettere in crisi la convivenza e l'amicizia tra i personaggi. Cosa dire su questo lungometraggio? Molti l'hanno criticato dicendo che gli autori hanno voluto affrontare temi non necessari, che non gli competono e che non sono in grado di rappresentare. Inutile dire che personalmente la ritengo un'immane cazzata, perché sicuramente il film non vuole svolgere una funzione documentaristica, ma utilizza tali tematiche per citare, facendo anche parecchia satira verso il genere fantasy, e su questo ci tornerò anche dopo. Posso essere d'accordo sul fatto che il film sia religiosamente scorretto, tuttavia la religione è utilizzata prima di tutto per dare nuove sfaccettature ai personaggi e per contribuire alla loro caratterizzazione. E non solo, vuole anche velatamente, e sempre nell'ambito dell'appropriato, ritrarre la visione della società moderna verso la religione cristiana, o fede cristiana, in particolar modo quella cattolica. Vi dico la verità, quando vedo un film di qualsiasi genere che alla fine sfocia nella religione, la mia tendenza è quasi sempre fare questo discorso fra me e me. Insomma, sei stato bravo, signora. Carissimo film, i nostri rapporti non cambieranno. Io continuerò a guardarti e tu andrai avanti nella tua storia. Proverò con tutto me stesso a non avere alcun pregiudizio. E magari riuscirai anche ad andare a segno, a raggiungere il tuo scopo. Di una sola cosa voglio avvertirti. Porca puttana, quanto mi sei sceso! Attenzione, non per la tematica in sé, ma per come è per l'80% dei casi affrontata tale tematica, proprio cinematograficamente parlando. E mi sembra assurdo che così tante persone abbiano creduto che il film volesse affrontare l'argomento allo scopo di comunicare qualcosa. No, non è così, e non solo per ciò che concerne la religione. Parliamoci chiaro, questa pellicola è una provocazione continua, e non perché avanzi tesi sacrileghe o comunque offensive, ma perché prende tutti gli argomenti trovatisi sul suo cammino, anche quelli abbastanza o molto delicati, e ci ironizza come se non ci fosse un domani. Parliamo appunto dell'ironia impostata in questo film. Funziona, e questo gruppo lo ricollego molto al certamente più famoso Fred Peck. Ogni attore del film in esame ha anche collaborato con il Fred Peck, infatti sono considerati membri minori di questa cerchia, cosa che io trovo alquanto svilente. Meriterebbe una propria indipendenza a dispetto di queste screditanti associazioni. A mio parere questi attori sono il corrispettivo moderno di quello che il Fred Peck rappresentava tra gli anni 90 e l'inizio degli anni 2000. E in Italia non hanno avuto così tanto successo perché qui toccare tematiche scottanti è sempre una scommessa e la gente vuole ancora "ti presenti me". Bellissimo, ma qui i temi iniziano inevitabilmente a
sentire la pesantezza del loro decennio di vita. Tornando alla comicità del film, è la stessa attuata in tutti gli altri lavori di questo gruppo di interpreti, e credo che in questa fase cinematografica sia tra quelle più efficaci. Per quelli che siano abituati alla tipica comicità di Jim Carrey, alla tipica comicità di Ben Stiller, o volendo tornare un po' più indietro, alla tipica demenzialità del grandissimo Leslie Nielsen, buonanima, sicuramente si può rimanere spiazzati in un primo momento, e molti considerano questa nuova ironia idiota e priva di qualsivoglia impegno artistico, perché effettivamente si basa su parodie, equivoci, accavallarsi di voci e demenzialità elementare, il tutto condito con una spruzzatina di idee particolarmente sferzanti. Ma ciò che fa la differenza è la ricetta con cui questi ingredienti vengono mescolati, e scusate il discorso alla Benedetta Parodi, il modo in cui vengono strutturate queste gag, l'intenzione che c'è dietro a quella possibile stronzata. Ragazzi, non ce n'è, la comicità funziona, è idonea ai contesti che propongono gli autori, e questi film fanno ridere. Se non oggettivamente, si può dire che dal punto di vista prettamente cinematografico fanno il loro mestiere. Lo ammetto, alcune gag sono discutibili, ma non in maniera così eclatante. Purtroppo nell'ambito della commedia c'è troppa merda in giro. Influenzati da film come Epic Movie, 300, Hot Movie e anche gli ultimi Scary Movie, in cui ci sono anche alcune buone idee, ma rese pessimamente, ci convinciamo che sono proprio tali idee ad essere spazzatura. E quando le rivediamo in film meritevoli, diventiamo scettici, come il voler pungere sul tema delle droghe, sulla concezione di paradiso inferno o sull'idea stessa di Apocalisse. Cose già viste, ma in film davvero di merda, e quando le rivediamo in un buon contesto in cui tutto è ben parafrasato, tendiamo nell'immediato a pensare che sia comunque immondizia. No, no, no! Passando agli effetti speciali, si può dire che sono belli. Anche se un occhio più oculato potrebbe soffermarsi sul fatto che non sono perfetti, e di sicuro non lo sono. Ma fondamentalmente non devono esserli, basta che non stonino, non diano fastidio visivamente, e va bene così, senza andare a scavare nel particolare come se stessimo guardando Alice in Wonderland. Un commento sullo spirito citazionistico di questo film. Citare va bene. Siamo immersi in una storia in cui i protagonisti sono gli attori stessi, quindi va bene citare i loro lavori attraverso dialoghi strampalati o comunque piccole situazioni attinenti alla storia del film. È raro che si possa dire una cosa del genere, ma forse questo è uno tra i pochissimi film in cui farsi pubblicità è in parte giustificato proprio dalla trama. Mi sa però che hanno forzato un po' la mano. Cioè, qui citano perlomeno una decina di film, e la mia impressione è che a un certo punto l'hanno fatto per raccogliere il più pubblico possibile. Si è sentita abbastanza questa forzatura, proprio per farci dire davanti allo schermo: madò, strafumati, che grande film. Porca Eva, L'arte di vincere. 127 ore, stupendo. Insomma, in particolare con il primo, strafumati si sono accaniti parecchio, perché è stato uno tra i più grandi successi di questo gruppo. E infine la distribuzione italiana. Allora, pessima. Non la colpevolizzo per non essere riuscita a cogliere nel doppiaggio tutte le espressioni gergali che in alcuni casi erano quasi intraducibili perché appunto americanate, ma per non aver tenuto i doppiatori originali, almeno per i protagonisti, solo alcuni, per il titolo orrendo e anche per la distribuzione del lungometraggio in sé, che è stato pubblicizzato manco fosse stato Titanic 2. Detto questo, io continuo a consigliarvi caldamente questo film e penso proprio di aver finito. Io vi rimando al mio prossimo video o alla mia prossima video recensione. Ciao ragazzi!